Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e benvenuti in questo nuovo video. E se vi state chiedendo perché mi state vedendo a pieno schermo, beh, ora ve lo spiego subito. Tra tutte le informazioni con cui la Pokémon Company ci sta bombardando ogni giorno, credo che si sia perso nei meandri di YouTube il primissimo video documentato di spacchettamento di Gran Festa o Celebrations in inglese. Che ovviamente, come tutti ormai saprete, o quasi tutti, è il set dedicato al 25esimo anniversario di Pokémon che da noi uscirà l'8 ottobre 2021. Dunque, adesso, senza perdere altro tempo, andiamo a vederci questo video e facciamo i primissimi commenti a caldo, perché finalmente sapremo la composizione di questi pacchetti da quattro carte, perché appunto vi ricordo che i pacchetti di Gran Festa avranno solo quattro carte all'interno. Ovviamente ragazzi, se volete vedervi il video completo, lo trovate su YouTube e vi lascio il link in descrizione. What's up everybody, and we are here with Celebrations. All the awesome things that all the awesome things we do around the community actually paid off for once. A guy got some packs, he was gonna sell them, but then decided not to, and opened a bunch of them, and then saved me four. So, here they are. Allora ragazzi, molto molto strano, io ormai veramente negli Stati Uniti non capisco proprio come funzioni. Praticamente questo Pokémon Legends, questo ragazzo, ha parlato candidamente, tranquillamente, del fatto che una persona che lui conosce è riuscito ad avere un sacco di pacchetti di Celebrations, voleva venderli, alla fine non l'ha fatto, li ha spacchettati e gliene ha lasciati 4. Io adesso non capisco veramente come facciano già in questo momento, a distanza di 3 mesi, a girare tutti questi pacchetti. Dov'è che c'è stata la fuoriuscita di informazioni e soprattutto di prodotto? È una cosa assurda. Ok, adesso ho abbassato il volume del video così riusciamo a parlarci sopra senza dover stoppare ogni volta. Ok, lui adesso praticamente sta parlando del fatto, almeno questo è una cosa buona, non ha intenzione di venderle e queste carte le manderà solo a persone che sa che anche a loro volta non le venderanno, quindi abbastanza buono. Vediamo un po', ok, il pacchetto l'ha salvato abbastanza bene, bravo. E adesso cerchiamo di capire qual è il trick che anche lui sta cercando. C'è il codice anche in questo caso. Mette davanti. Non lo fa vedere, ok. Mette il codice davanti e la prima carta è... Ok, questa è una delle carte che si erano già viste con i leak che sono usciti in questi mesi. Secondo me artwork fantastica. Sfortunatamente non è una Cosmo Holo, è la numero, come dice, 17 su 25. È bella. È bella bella. Artwork fantastica. Peccato appunto che non sia una Cosmo Holo. La numero 2 su 25 è Reshiram, wow. Bella. Questa artwork assomiglia tanto al Reshiram che dovrebbe essere nel set Legendary Treasures. Sì, mi piace tantissimo. Ok, questa è un'altra carta proveniente dal set. Ah, hanno tutti la stellina, tra l'altro, sono tutte rare. Questa è la 3 su 25. La controparte! Yes! Anche questa, ovviamente, ragazzi. Allora, forse mi piace addirittura più questa, ma solo perché io sono di parte. Sono di parte, mi piace più Kyogre rispetto a Groudon. Comunque, ragazzi.
Oh yes. Oh yes. Eccolo qua, la nostra prima V. La vedo anche un po' rovinata sui bordi. Però ragazzi, questa è una bomba. Non sembra essere un alternate art, cioè non sembra avere dei rilievi. Però wow, davvero davvero bella, mi piace tantissimo. E così ci sembra di aver capito che il trick è semplicemente l'ultima carta del pacchetto è effettivamente la carta la ultra rara praticamente. Partiamo con il secondo pacchetto. Vi ho salvato il fatto dello sleeving delle carte che ha trovato. Ok, codice che adesso lo sposta davanti, che l'ha fatto vedere lo stesso. Ok. Cosmog, bellissimo anche questo, che non mette a fuoco però. Altra bella, altra cosa interessante, non capisco se questa è holo. Non sembra, o lo è? 13 su 25. Iveltal, bello. Bello, bello, questo dovrebbe essere holo. Ma che io sappia dovrebbero essere tutte holo, forse su Cosmog non si vedeva particolarmente. Numero 20 su 25 di Alga. Anche questa artwork un po' anonima, eh. Però è di Alga, ci sta. E ecco, quella era sicuramente una full art. C'era sicuramente i rilievi. Oh, questa l'avevamo vista anche questa sfortunatamente. Bella, forse un po' decentrata, ma neanche tanto. Mi sembra che questa è un po' rovinata sui bordi, sempre anche sotto. Però ragazzi, questa full art è importante. È la ricerca accademica, però finalmente con un professore che conosciamo tutti, che è il nostro professor Oak. Davvero bella, piace tantissimo davvero. Andiamo avanti con il terzo pacchetto. Non abbiamo ancora trovato nulla delle fuoriserie, quindi la cosa interessante e cosa che speravo davvero tantissimo, le fuoriserie non sono garantite in ogni pacchetto, molto molto bene, perché sennò davvero ci riempivamo di carte doppie ovunque, sempre. Altra cosa interessante sarebbe da capire se sono carte pesabili a questo punto. Non so se magari il Flying Pikachu pesa meno della full art che è la ricerca accademica. Altro di Alga, quindi già al terzo pacchetto iniziano a rivedersi alcune carte. Ovviamente il set è molto molto piccolo. Altro già un pacchetto praticamente con metà doppie. Oh! La fuoriserie! La fuoriserie invece è in mezzo alle carte, è al terzo posto. Allora, l'olografia lo sappiamo, non ci piace, ma tutte queste carte sono praticamente full art. Cioè, nonostante non lo sembrino, non sono full art di per sé, ma sono tutte a rilievo. Ecco, guardate. Non so se si capisce, però si vede che non è liscia, e secondo me questo è un tocco davvero molto interessante, perché appunto quando ce l'hai in mano ti rendi conto che sono un po' più significative. Quindi, le fuoriserie, le ristampe, finisco un secondo il discorso. Le fuoriserie quindi non stanno nell'ultimo posto come abbiamo visto nei pacchetti precedenti, quindi in Professor Research e che cavolo è? Ah, il Flying Pikachu V, ma stanno in mezzo, quindi attenzione al terzo slot per le fuoriserie. E ora guardiamoci questo Mew. Bellissima. Questo Mew è bellissimo. E molto probabilmente magari questo sarà dentro nel set che uscirà in Giappone prima, forse.
Comunque, top, top, top quality. Andiamo avanti con il quarto e ultimo pacchetto di questo video. Vediamo se riusciamo a tirar fuori qualcosa di un po' più emozionante di Claydol. Che poi parlo come se fossi io quello che sta sbustando. Però, veramente... si è visto qualcosa. Tanto lo vedremo tra pochissimo. Allora, vediamo un po'. Si è fatto un po' di casino. Oh yes, mi piace Lugia, mi piace molto molto, anche perché appunto assieme all'O-O che sta dentro a questo set formano un'unica artwork, quindi super. 22 su 25. Groudon lo avevamo già visto. Bello comunque. Ok. Anche questa è una fuoriserie. Ok, questa è la carta sicuramente più importante che abbiamo tirato fuori oggi tra le fuoriserie. Perché forse quella più bellina magari è il Flying Pikachu. O anche il professor... No, direi il Flying Pikachu sicuramente, perché comunque ha una significatività, non so se sia una parola, a livello proprio storico il Flying Pikachu. Però comunque questo Donphan è il nostro reprint, la nostra ristampa di una carta Prime, olografia anche lì un po' da rivedere, ma immagino che anche questa carta sia completamente, infatti si vede, completamente a rilievo. Bella. Bella, bella, bella. Ci sarebbero molte Prime molto più belle. Potevano fare Gengar, per esempio. Però, e poi c'è la nostra Lunala, che bella, bella assai questa. Bella, bella, bella assai, con Lilia lì accanto. Che ovviamente Lilia è presente in ogni singola carta con l'evoluzione appunto di Lunala. Fantastico, un'evoluzione davvero, davvero fantastica. Ricordiamoci un attimo questo Donphan che è speciale, e infatti, sì, è tutto texturizzato. Una figata. Però, interessantissimo anche, infatti là si vede Cosmog, Lunala, ci manca Cosmom in mezzo, ma è veramente, guardatela, è un'evoluzione molto 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 bella. E così ragazzi ci siamo appena visti l'apertura di quattro pacchetti di Gran Festa Celebration in inglese. Abbiamo potuto capire la composizione di questi pacchetti. Fortunatamente non c'è una fuoriserie in ogni pacchetto, perché sennò anche in questo caso immagino che tutte si svaluterebbero alla grande. Su quattro pacchetti abbiamo comunque trovato due fuoriserie, quindi sembra che escano molto, molto facilmente. Ancora da capire se tutte avranno la stessa rarità o se, come mi immagino appunto, per esempio l'Umbreon Gold Star, che non abbiamo ancora visto, sarà molto molto più raro di tutte le altre. Non abbiamo visto gli starter del set base, non abbiamo visto quella bellissima ristampa del Pikachu di compleanno, però sul serio... Qui, ragazzi, abbiamo, secondo me, potete dire quello che volete, ma io comunque resto molto, molto, molto emozionato per questo set. L'olografia delle fuoriserie effettivamente non è delle migliori, sembra quella delle carte del McDonald's, ma si rifanno incredibilmente con la texture, con tutti i rilievini che impreziosiscono sicuramente la carta. Ovviamente ragazzi, scrivete nei commenti cosa ne pensate, scrivetemi su Instagram, entrate su Telegram, il link è in descrizione, lo trovate anche nel primo commento sotto ogni mio video, e fatemi sapere qual è la carta più bella secondo voi che il ragazzo ha pullato in questo video. Detto questo ragazzi, se siete rimasti con me fino alla fine di questo video, vi chiedo gentilmente di lasciarmi un mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto e di condividere questo video con tutti i vostri amici. Da Make-A-Wish anche questa volta è tutto, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!